Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo sul canale di Papa e proseguiamo da questo punto dove ci eravamo appena lasciati. Ovviamente io, come già facevo prima i video, ne registro un po' uno dopo l'altro e poi magari li carico in giorni diversi. Se no, trovare il tempo tutti i giorni comunque diventa un po' difficoltoso. Cioè, non che non sia sempre impegnato, però. Più che altro cerco di trovare sempre un momento in cui non c'è nessuno in casa perché cioè non mi piace restare con il tuo. Questo è classico. Sono più fastidiosi gli uccelli del tutto il resto. Ok, ora sono finiti gli uccelli e poi partiamo. Ok. Cercare di fare il fighetto quando c'hai gli amici, ma poi. Mo. Ah, quella dovrebbe essere un'arma che se mo mi ricordo ve faccio vedere. Probabilmente nella parte dopo, perché bisogna battere. No, no, non è vero, sto dicendo una stronzata. È vero che non posso usare la campana perché l'ho attivata nella parte prima. Tra l'altro entrambi i collaboratori sono morti, quindi boh. Di lì comunque c'era un cacciatore e c'era un'arma, però niente di interessante. Cioè il cacciatore è un po' noioso da battere, ma nulla di impossibile. E qua ci sono due di questi cosi molto noiosi. Cosa ci dà? Questo mi sembra che dà qualcosa di interessante. No, allora si vede che è un oggetto che avevo già preso. La prima volta che si fa questo DLC dovrebbe essere qualcosa di interessante che dà quello. Allora, dato che siamo tipo a 3 minuti di registrazione e qua c'è un boss che non è sicuro di vincere al primo colpo, mi sa che proviamo a fare sto boss e nel caso taglio e aggiungo la parte, vabbè, dove non muoio. Ci siamo? Vabbè. Questo sarebbe da fare anche con un altro collaboratore, così almeno si va più sul sicuro. Perché è parecchio noioso. Ti prego, aiutaci. Una belva orrenda. Un terrore enorme incombe su di noi. È pure brutto, come state notando. Chiunque di dannato sta arrivando. Abbi pietà di noi. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di accendere una lanterna che era molto vicina. Spero di batterlo, almeno vi faccio vedere. Questo è un bastardo. Allora, fammi un attimo scappare, che devo fare una prova. Allora, se questo è forte dovremmo riuscire a farcela. E se non mi faccio uccidere. Ah!
vedete, ha degli attacchi molto... Cioè, la rincorsa toglie davvero tanto. Perché colpisce e uccide quasi. È infatti... Sono rimasto da solo. Speravo di schivarla, ma in realtà... Ecco! Beh, ve l'avevo detto che questo era un po' complicato, quindi... Facciamo una cosa, invece di interrompere, faccio una corsa, così vi faccio vedere anche dov'è questa campana. Cioè, questa lanterna, scusate, e intanto suono la campana, così... Se mi arriva qualche aiuto non mi dispiace. Che ho sbagliato, perché la campana e la... Cazzo, sta campana. La lanterna era molto vicina. Lì c'è il cavaliere che, vabbè, poi magari vi faccio vedere. Comunque, se voi gli parlate, poi vi ricomparirà più avanti. Magari, se volete, fatemelo sapere nei commenti, se volete vi faccio proprio un video a parte dove faccio vedere proprio la quest, se vi interessa. Praticamente bastava andare di qua, entrare qua, e questa era la lanterna. Almeno ci risparmiamo tutta quella strada. Qua dovrebbe esserci un collaboratore. A parte qua in alto che c'è un cacciatore maledetto, e la prima volta mi ha fatto prendere uno sbocco. Si vede lì dall'ombra. Comunque è lassù, ecco. Togli un botto di vita. Già che ci sono. Non posso evocarlo. Vabbè, se ne frega. Mi ricordo che si potevano evocare più di un cacciatore, no? Ma ecco, abbiamo trovato qualcuno, almeno ci dà una mano. Questo è un altro. Partiamo con tre fiale in meno, che non sono poche, specialmente per questo. Oh, beh ragazzi, siamo in tre, non ve lo assicuro perché è tosto questo boss, però se non mi faccio uccidere da stupido. Ma dove faccio uccidere questo qua? Ma raga, vabbè. Fortuna che questi ti ridanno tutte le fiale di sangue. E niente, siamo di nuovo in due, però vabbè, meglio di niente. Ah, innanzitutto salutiamolo, che... Oh, ci fa un applauso. Cioè, dov'è?
la risposta. Perché contro questo è efficace il fuoco. Oh, gli ha fatto un parry? No. Che oltretutto si muove anche sempre rapidamente, quindi oltre a schivare anche sui dalle spalle non riesce a fargli molti colpi. Forse è meglio tenerlo chiuso. Potrei fare una stronzata, ve lo dico. Adesso avrà una mutazione molto... Ecco. Adesso si prende la sua cazzo di spada e diventa molto più... Da una parte facile, dall'altra noioso, perché fa molti danni. Che adesso taglio e ci vediamo con la volta buona in cui lo batto. Rieccoci ragazzi e riproviamo a battere questo boss. Ecco, partiamo sempre così. Vi dico subito che sono già morto un po' di volte perché non sono più carico ultimamente, cioè devo un attimo riprendere la mano. Tra l'altro in questo DLC i boss, a mio parere, sono un po' più forti. Tipo questo se ti carica ti uccide con un colpo. Vabbè, non uccide però quasi. Comunque con lui è sempre meglio di non aver fuggito. No, volevo fare i perri. Non ce l'ho fatta. Adesso dovrebbe cambiare. Perché questo boss praticamente quando ha metà vita cambia, cioè gli spunta, trova sta spada
Diventa più facile Sei rimasta attaccarlo al mio fianco perché è meno per veloce, tutto il tempo. ma i suoi attacchi fanno un po' più male, come se già prima non facessero male. Mia unica mentore. Diciamo che quando si arriva a sta Vita, parte è luce, leggermente più unità. facile, se non si fanno stronzate ovviamente. Bello che sei. Ok. Questo colpo qua ti uccide, cioè non è che ti uccide con un colpo, però se rimani nella fascia ti fa più di un colpo e quindi muori. Beh, se non facciamo stronzate dovremmo averci la fatta. Ok, bene, fatta. Allora, ringraziamo subito il nostro collaboratore facendo un saluto. E anche un incitamento, vai. No, fallo. Ok, perfetto. Accendiamo questa lanterna e vi faccio vedere subito come ottenere la sua arma. Spada è una sacra, ecco. Noi ce l'abbiamo già perché, come già vi ho detto, questo DLC è già finito. Ed è questa, praticamente potenziata, sembra identica alla spada di Ludwig. Normale è uno spadone comunque che ci tiene a una mano, però è molto meno agile. E questo colpo caricato è troppo figo perché, vedete, lancia un colpo. E niente, bene ragazzi, ci rivediamo al prossimo video che continueremo esattamente da questa parte, andando qua sopra e scoprendo la nuova area. Ciao a tutti ragazzi!